Con una mozione i consiglieri di San Cataldo, Bartolo Mangione, Rosario Aprile, Giampiero Modaffari, Vincenzo Naro, Salvatore Pirrello e Rosario Sorce chiedono all'amministrazione comunale San Cataldese di procedere all'integrazione oraria per i dipendenti comunali con un contratto part-time, una richiesta che potrebbe in tempi brevi migliorare la situazione causata dalla carenza di personale. Preso atto, si legge, delle note limitazioni assunzionali dovute alla situazione economica di dissesto dell'ente non ancora superata. Nella mozione i consiglieri presentano un'analisi dettagliata della diminuzione del numero di risorse avvenuta negli anni in relazione al personale collocato in quiescenza. Il personale in forza all'amministrazione al 31 dicembre 2018, scrivono, contava 128 unità, mentre al 31 dicembre 2021, cioè 3 anni dopo, è di 97 unità, ossia 31 unità in meno, corrispondente ad una differenza negativa del 25%, e aggiungono, ogni servizio del comune presenta un sottodimensionamento del personale necessario per l'espletamento delle attribuzioni e competenze ad esso assegnate, e tale situazione incide anche sul benessere dei dipendenti in attività. La mozione presentata dal sottoscritto dei consiglieri di minoranza Aprile, Sorce, Naro, Pirrello e Modaffari scaturisce dal fatto che molti dipendenti comunali sono andati in pensione e non sono stati mai rimpiazzati, causando un disservizio a tutta la comunità sangataldese. Mi riferisco particolarmente al comando di Polizia Municipale che conta 16 dipendenti, tra cui e 8 con contratto part-time di 32 ore settimanali con evidenti ripercussioni sul servizio di vigilanza. Noi, come firmatari di questa mozione, abbiamo ritenuto opportuno un'integrazione oraria a tutto il personale del Comune di San Gattardo.